Buongiorno, sottosegretario o generale, come preferisce essere chiamato questa mattina? Ma ho risposto a diverse interviste, ho parlato anche con il capo di Stato Maggiore, indicando un dato, non voglio giudicare né dire che ha ragione o che ha torto, ma un dato oggettivo della comunicazione. Qualunque scrittore, qualunque uomo di teatro ambisce alla censura, perché qualunque sia la sua posizione, anche se profondamente discutibile, la censura serve ad affermare la persona che viene censurata. Quindi uno spettacolo viene guardato, viene ricercato perché qualcuno ha voluto proibirlo. Quindi per un libro ovviamente questo vale allo stesso modo. Quindi qualunque censura ottiene l'effetto opposto, di dare maggior risalto alla cosa censurata. Siccome non si può bruciare un libro, né si può cancellare uno spettacolo per sempre, la censura, io ricordo quando ero a Milano, gli animalisti censurarono uno spettacolo in cui il protagonista mangiava un'aragosta, e l'aragosta naturalmente viene estratta pressoché viva dal recipiente dove è tenuta in modo vessatorio. Ovviamente, ma lo spettacolo ebbe un grande successo e i giornali in prima pagina portarono la censura che io fui costretto come assessore a stabilire, poi la seconda e la terza serata andarono. E quindi da un lato c'è questo effetto, il silenzio sarebbe stato il modo per non dare alcuna forza alle posizioni assunte dal noto generale. Una volta persa questa occasione, l'intervento del ministro, che sente le mie parole come contrastanti con le sue, è un intervento personalmente legittimo, tutto è legittimo, però se definisce per le indicazioni le cose che il centrodestra e la cultura di destra sostenuta da sempre, evidentemente stabilisce una contraddizione invece che tacere. Quel silenzio avrebbe ottenuto un risultato più efficace rispetto a quello che ne è conseguito, che la sua indicazione critica ha stimolato la gerarchia, che è l'unica che deve farlo. Quindi i sovrintendenti fanno i vincoli, non i sottosegretari, quindi il vincolo di San Siro non l'ho messo io ne ho semplicemente indicato l'opportunità rispetto alla legge. Così, seguito subito dopo la sua dichiarazione, il trasferimento del generale è apparso un atto politico, mentre era un atto gerarchico della struttura militare. Quindi le cose si possono capire e spiegare, ma gli effetti della comunicazione sono diversi dalla verità delle cose. E allora ho pensato che quello che appare sconfitto, non politicamente, ma per una inevitabile evoluzione del costume, del gusto, delle mode, è il pensiero conservatore. Il pensiero conservatore è destinato ad essere sconfitto. Chiunque sia al governo vince il pensiero progressista, per cui quando ci fu il referendum per il divorzio, vinse il divorzio nonostante un governo conservatore. E da allora occorre pensare che di quelli che hanno votato contro il divorzio, e quelli più rigidamente cattolici, probabilmente intendono e hanno inteso il divorzio come uno strumento, come un'acquisizione della nostra società. È un dato indiscusso, non c'è un conservatore che dice solo contro il divorzio. Però può dirlo, nessuno glielo impedisce, e può dirlo la Chiesa. Noi siamo un paese di religione cristiana e la Chiesa può assumere posizioni più rigorose o più conservatrici in quanto Chiesa, ma lo fa per una popolazione di fedeli che si possono attenere a quelle indicazioni in quanto cristiani.
E proprio Benedetto Croce, grande filosofo, laico, disse: non possiamo non dirci cristiani, lo disse per sé ma per tutti noi, cioè il cristianesimo è la nostra cultura. Quindi nel tema specifico, che è quello che ha stimolato questa grande polemica intorno al libro del generale, più di tutte le altre cose su cui ancora si può dibattere, i migranti, il clima, c'è il tema dell'omosessualità, che come il divorzio, che si è affermato negli anni 70, si è affermato in maniera definitiva e vincente dopo i primi gay pride, quindi diciamo nel primo decennio del nuovo millennio. L'omosessualità è stata normalizzata, quindi non puoi usare la parola normale come esclusiva del mondo eterosessuale, e questo è il primo errore che si imputa al generale. Però in realtà i temi di quello che si può dire e che non si può dire, che sono più importanti, riguardano il fatto che un generale dovrebbe avere un pensiero che corrisponde alla gerarchia a cui appartiene, ma anche un generale non è sempre in servizio, e anche un generale ha un pensiero. È legittimo che lo esprima? Evidentemente no. Lo condividiamo, possiamo non condividerlo. Una parte del centrodestra evidentemente lo condivide. Ma può un generale dichiarare di essere contro il divorzio? Può un generale dichiarare di essere contro le unioni gay? Io credo di sì, ma non può più essere questo. Non tanto perché ci sia una discriminazione, come qualcuno dice, ma perché ormai quei valori li sono affermati attraverso la potenza della moda e il conflitto che c'è fra moda, costume e valori. I valori dovrebbero essere eterni, e non lo sono evidentemente, o perlomeno tramontano, si appannano. La moda avanza, quindi la moda è il veicolo con cui l'omosessualità ha assunto un'assoluta normalità, non solo rispetto alla, diciamo, ai diritti civili, quindi alle funzioni dello Stato, alle unioni, tutto quello che le leggi hanno sancito, ma anche rispetto ai, forse inevitabilmente partendo da quelle leggi, ai rituali di alcune comunità che sembrerebbero più refrattarie, come quella dei soldati. È certo che c'è omosessualità nel mondo dei soldati, nel cameratismo, come c'è nel calcio, e non vorrei con questo aprire altre polemiche, ma è evidente che nel momento in cui si stabilisce che ci sono unioni gay che si possono legalizzare attraverso i sindaci, nei comuni, quindi attraverso lo strumento della legge, non si può impedire o limitare la libertà di un soldato che, in quanto soldato, in servizio e non in servizio, sia omosessuale. Allora, questo cosa vuol dire? La sessualità non è un tema che riguarda il lavoro, quindi non possiamo dire che ci siano dei diritti omosessuali nel lavoro, però possiamo dire che nell'atto privato, che è un matrimonio, sia pure davanti a un funzionario pubblico che è un sindaco, nell'atto dell'unione gay, due soldati non possono essere ostacolati nel loro matrimonio, ma addirittura nella loro unione, ma addirittura, abbiamo visto, fra mille polemiche e con una maggioranza contraria e con il mondo conservatore sopraffatto, che si possono sposare in divisa con onori militari, e quindi che la funzione di lavoro e la funzione di servizio si sovrappongono e legittimano la posizione personale o sentimentale. Allora, se è possibile che due carabinieri di sesso maschile si sposino, o due soldati, è possibile che il pensiero conservatore lo ritenga sbagliato? Si direbbe di sì. Non c'è nulla né di fascista, ma c'è una posizione diversa che in quel mondo, che pure non può essere estraneo alle leggi dello Stato, uno non vorrebbe che la sfera, come dire, operativa si sovrapponga e si fonda con quella privata, ovvero che il matrimonio avvenga come un atto in servizio. Il tema è essere in servizio. Cosa vuol dire essere in servizio? Vuol dire che un militare in servizio deve rispettare alcune regole, un codice più o meno deontologico, che non esclude però che tutti possano sposare in divisa.
una parte maggioritaria del pensiero conservatore, e questo non c'è dubbio che sia maggioritario, ritiene che il matrimonio fra due uomini che sono militari possa essere legittimo e assolutamente accettabile come un atto privato, ma si possa valutare la inopportunità di celebrarlo in divisa. E quindi qui nasce il problema: cos'è servizio per un servizio? Ma mentre qui evidentemente il servizio e la scelta privata di sposarsi possono convivere, il servizio e l'opinione contraria non possono convivere. Non si capisce perché. Perché è evidente che il pensiero del generale è un pensiero perdente. Ha vinto l'altro. La società, la moda, le leggi hanno legittimato prima il divorzio e poi le unioni gay. Quindi lui può semplicemente parlare, o non può neanche fare questo. Non si può opporre, non può impedire che accada quello che non gli piace. Alla Chiesa, parimenti, che è un altro ordine gerarchico, è un altro ordine che ha qualcosa di simile a quello dell'esercito, quello militare, la Chiesa, e alla Chiesa non sembra legittimo quello che la legge dello Stato stabilisce. Quindi la Chiesa ha un concordato per il matrimonio tra due persone di diverso sesso, non lo ha evidentemente, perché poi sposare in Chiesa con un effetto è consentito questo. Quindi la Chiesa può, sul piano umano, sul piano della misericordia, sul piano della tolleranza, sul piano della comprensione, sul piano anche della condivisione spirituale, ritenere che gli amori omosessuali siano possibili e siano tali da meritare un'attenzione che nel passato la Chiesa non ha avuto, ma non sono tali da poter diventare una unione matrimoniale. Quindi la Chiesa può mantenere una posizione conservatrice, anche se quella posizione è superata, ma l'unica vera democrazia è quella di consentire sia alla Chiesa, come è inevitabile, sia a un soldato di avere un'opinione diversa. Non si capisce perché. Quindi accusare di omofobia, di sessismo, chi dica che esiste una cultura omosessuale che ha un dominio sui comportamenti della società, è un pensiero che si può condividere o non condividere, ma è un pensiero. Ecco, in generale ha espresso questo pensiero. Quindi da un lato l'ordine a cui appartiene legittima che in servizio due ufficiali o due soldati si uniscano in pseudo matrimonio, si uniscano in unione civile in divisa. Dall'altro lato pretende che chi ha la divisa non abbia un'idea diversa. Ecco perché non si può che difendere in generale, perché ha espresso un'opinione, ha espresso una posizione e vede da una parte la sua categoria, il mondo a cui appartiene, l'ordine militare, aprire le porte a un costume che porta all'unione in divisa. Dall'altra parte lui dovrebbe tacere, non perché. Allora il tema di fondo non è chi abbia ragione o chi abbia torto, non è importante. Il problema è che il pensiero conservatore, anche con un governo conservatore, è destinato a essere sconfitto. Il pensiero conservatore appartiene a un controtempo della storia, è in un ritardo, per cui anche se tu hai delle idee precisissime che corrispondono perfettamente alla fede cristiana, quelle idee sono superate dall'avanzamento del costume, delle considerazioni psicologiche, delle leggi addirittura. Quindi a questo punto, una volta stabilite, impediscono che il conservatore possa presumere di farle tornare indietro. La storia non torna indietro. Per cui il pensiero conservatore è destinato a essere sconfitto, ma vorrebbe o si vorrebbe che si potesse esprimere. Io, nonostante quello che accade, sono convinto che quelle cose siano sbagliate. Posso dirlo? Dice no, perché il governo conservatore ti censura. Il tuo pensiero non lo devi esprimere perché sei in servizio, anche se lo esprimi fuori servizio, e ormai la storia è andata in una direzione diversa.
Per cui non esiste un governo conservatore che salvi delle idee conservatrici. Quelle idee rimangono un patrimonio di una maggioranza che ha perduto, o perlomeno che ha perduto la possibilità che quelle idee diventino valori politici attivi. I valori politici attivi sono quelli del mondo che apparentemente ha perso politicamente, ma che è sempre stato aperto a questi nuovi diritti che la Chiesa e anche il mondo militare hanno sempre osteggiato. Ora, che la Chiesa osteggi il mondo omosessuale è lecito. Che un militare osteggi il mondo omosessuale, come in modo peraltro urbano, sembra impossibile, ma questo vuol dire non solo che si esercita un principio di censura arbitraria, ma che il pensiero conservatore oggettivamente è un pensiero perdente, anche se la maggioranza lo condivide, ha perso davanti alla storia. Quindi un governo conservatore deve adottare i valori di una storia e di una situazione che è progressista, nella quale si sono affermati in modo definitivo valori che sono valori di una minoranza. E questa contraddizione è insanabile, perché quella minoranza comunque ha la forza di stabilire sui giornali, nelle televisioni, nelle opinioni, che il pensiero conservatore è un pensiero superato ed è un pensiero che appare addirittura razzista, omofobo. È un pensiero che appartiene a un tempo che la storia ha in qualche modo superato. Quindi la situazione è abbastanza singolare, perché Crosetto, il ministro della difesa, interpreta valori che non corrispondono al mondo dei suoi elettori, alle visioni dei suoi elettori, ma corrispondono a un ordine della società che è costruito su una serie di modelli che sono progressisti, perché la storia avanza, il progresso è inevitabile. Quindi la moda è più forte dei valori, e quella moda ha stabilito che non ci sia riservo, per esempio, nel mondo omosessuale. Uno potrebbe dire, come molti di noi pensano, che nessuno mette in discussione che una persona sia omosessuale, ma che non c'è nessuna necessità che lo esibisca. Eppure c'è il gay pride, eppure c'è una conquista di legittimazione di diritti attraverso una esibizione di questioni che riguardano il sesso. Ora, perché questo debba diventare un comportamento pubblico non si capisce, ma proprio grazie al fatto che diventa un comportamento pubblico si conquistano alcuni valori che rimangono valori di una minoranza, ma la maggioranza non ha nessun potere ed è tutto impotente. Ecco perché la minoranza prevale ed ecco perché si considera omofobo, razzista il generale che osa avere un pensiero conservatore. E perfino i conservatori lo osteggiano, e perfino i conservatori, non gli elettori in questo caso, lo contrastano. E quindi parlavo con una giornalista e disse: ma voi siete un governo conservatore, che dovreste... non serve essere un governo conservatore, perché i valori sono altri e il governo deve governare con quei valori e accettare quelle posizioni e ritenere che anche l'esercito si deve adeguare alle leggi che hanno sancito dei diritti civili che restano, io credo, prevalentemente diritti privati, ma che hanno legittimazione pubblica. Questo è il tema complesso, cioè che la sfera sessuale è diventata una sfera politica, lo è stata anche per il mondo eterosessuale, per la libertà sessuale del 68, per la rivoluzione sessuale di Reich. Io su questo l'ho visto, l'ho vissuto e ne ho anche condiviso molte posizioni, e non ho nulla ovviamente contro l'affermazione di valori omosessuali, e però essi possono configurarsi in modi complessi, diventare lobby per esempio, e su questo molte polemiche quando si parla del mondo dello spettacolo, del mondo del cinema, del mondo del teatro. C'è stata per esempio una grande contrapposizione al maschilismo, nel caso Weinstein, di registi e produttori rispetto al mondo femminile, che sarebbe stato piegato a delle volontà maschiliste, ed ecco loro la condanna di Weinstein. Ma non si può dire che anche nel mondo omosessuale alcuni attori abbiano dovuto subire pressioni analoghe
e non sia ancora scoppiato quel caso? Probabilmente questa cosa esiste, ma per intanto quel mondo è talmente carico di valori che vengono condivisi dalla società o dai giornalisti o dalla, diciamo, società intesa come capacità di incidere sul piano dell'opinione, quindi la capacità di far sì che quei valori diventino valori di un gruppo intellettuale che domina, e questo avviene evidentemente. Un giorno potrebbe capitare però che MeToo diventi un MeToo omosessuale, e cioè di prevaricazioni, e questo non è ancora capitato, e in questo senso il mondo omosessuale ha mantenuto una posizione di predominio in molti mondi che non si misura in termini numerici. Non sono più gli omosessuali che eterosessuali, si consoli in generale, sono di più gli eterosessuali, ma questo non toglie che i valori minoritari degli omosessuali siano degni di una tale attenzione, di un tale rispetto, da impedirgli perfino di dire che sono una minoranza. Questo ha detto, specialmente ha detto questo, e ha rivendicato il concetto di diversità, che un tempo il mondo omosessuale riteneva un valore, è il caso di Pasolini, essere diverso. Oggi il valore della diversità vuol dire un valore di minori diritti, e quindi l'omosessualità, con le unioni gay e tutto quello che ne consegue, punta a una normalizzazione. Quindi la parola normale o la normalità non può essere della maggioranza, per cui non si può dire che è normale essere eterosessuali, è normale essere qualunque cosa. Lui, giocando in generale sulla quantità, ha detto: è normale essere eterosessuali. È un errore concettuale, o è un errore che fa presumere che la maggioranza numerica possa avere una prevalenza ideale o di visione o di idee. Invece la maggioranza numerica non prevale, prevale una minoranza colta e influente. Quindi c'è una minoranza colta e influente che conta molto di più gli elettori che ha il centrodestra, i quali condividono il pensiero del generale, ma è un pensiero superato, è un pensiero conservatore che non è stato capace di affermarsi in una società che è andata nella direzione opposta, attraverso una minoranza così forte da essere molto più persuasiva, convincente e prevalente della maggioranza, tanto da determinare leggi per una quantità molto piccola di popolazione, come dice, probabilmente con alcuni elementi anche probanti in generale. Ma la cosa però, tutto quello che sto dicendo, non è il superamento del pensiero conservatore e il mondo che va in una direzione opposta, ma è il fatto che uno non possa neanche esprimerlo quel pensiero. Ecco, quello che è stato impedito, o che vuole essere impedito inutilmente, perché poi lì la legge della censura ottiene l'effetto opposto, è che il generale dica alcune cose che sono indicibili, sono impronunciabili. Il generale ha osato dire quello che la maggioranza pensa, ma che non si può dire. Questo è il tema profondo, che lui è stato punito per aver detto la cosa che la maggioranza pensa, ma che la storia non consente più neppure di pensare. Ecco, questo è il difficile, anche se è una posizione molto comoda, siamo in una piscina a raccontarlo, momento che viviamo. Il pensiero conservatore ha perso e sempre più perderà, e i valori cristiani, che sembrano poter consistere, perché la Chiesa sta in una dimensione che non è terrena, anche se di fatto lo è, quei valori sono superati dalle mode, cioè la moda, le tendenze, il costume sono più forti dei valori, e quindi quello che è durato fino a 40 anni fa oggi non c'è più, e tu puoi tenerlo in piedi solo se lo dici nella funzione di, diciamo, titolare spirituale, solo se lo dici dal punto di vista della religione, come se la religione non contasse niente con la società e quindi non avesse nessun rapporto. Quindi tu puoi dirlo solo perché è un prete, e fai fatica a dirlo anche lì, e puoi dirlo solo in nome della religione, fai fatica anche lì, perché anche la religione è contaminata dalla moda. Che lo dice un soldato è inaccettabile, però il soldato ha espresso esattamente il pensiero di tutti i vescovi italiani, compreso
il Monsignor Zuppi, capo della CEI, compreso il Papa, cioè ha espresso quel pensiero, che solo se sei sacerdote puoi esprimere, guardato come uno che fa qualcosa di capriccioso, che è legato alla sua superata religione. Ma se stai nei termini dei diritti civili della società, non ti puoi permettere. Però se andiamo a vedere, e tu togli il nome del generale e fai scrivere quel libro a un prete, quel prete quelle cose le può dire solo perché è prete, solo perché sta in una sfera che si guarda come un mondo che è un mondo di pensieri spirituali che sono valori sopravvissuti. No, sono valori, i valori non sono né sopravvissuti, i valori non hanno un tempo, sono valori, sono assoluti. Ma oggi i valori assoluti sono meno forti delle mode. La moda vince i valori. E quindi in questa situazione paradossale, quello che un prete può dire non lo può dire una persona che appartiene alla società e addirittura alla gerarchia militare, la quale deve ottemperare a quello che le leggi hanno stabilito. E quindi può consentire che due ufficiali si sposino in divisa, ma non può consentire che un ufficiale dica che non è d'accordo. Il pensiero dissenziente, il pensiero conservatore sono inagibili, sono censurabili, sono censurati. Il pensiero conservatore dovrebbe non esistere. È questo che è, il mondo è talmente complesso che non ha legittimità il pensiero conservatore. E questo che ha intuito il generale, ha tentato di dirlo, lo ha detto, e gli è stato detto: non ti puoi permettere, non ti puoi permettere di avere un pensiero conservatore, non hai legittimità. Ecco, e allora facciamoci una nuova data, questa è la situazione.